eccoci qui, bentornati con un nuovo appuntamento di Good Morning Milano. Sono le 12:35 minuti in questo istante. Benvenuti, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un tema davvero importante che, ahimè, ultimamente è anche un po' uscito forse dalle cronache quotidiane, e invece bisognerebbe sempre tenere l'attenzione alta e parlarne. Ve lo dice uno che, insomma, quando ero ragazzino, nella mia generazione è stata tempestata, no? Da informazioni, da notizie e sul discorso soprattutto della prevenzione, sulle malattie sessualmente trasmissibili. Ultimamente, insomma, qualcosa è andato forse un po' a scemare, ma per fortuna c'è chi invece l'attenzione non l'abbassa mai. La riportiamo alla ribalta anche perché qualche settimana fa, ve lo ricordate, ve l'abbiamo dato anche nel telegiornale questa notizia, nel liceo Manzoni, no, Leonardo da Vinci, scusate, nel liceo Leonardo da Vinci, gli studenti durante l'occupazione, durante l'autogestione, hanno voluto giustamente parlare di vari temi, tra i quali i diritti degli LGBT, i diritti per le coppie omosessuali e anche comunque un discorso molto più aperto sulle malattie sessualmente trasmissibili. Beh, è caduto il mondo, c'è stata la rivoluzione da parte di alcuni professori, volantini, insomma, molto molto difficili anche da digerire, come quello che vediamo appunto in questo momento in grafica apparse sulle pareti di questo liceo. Però, insomma, vogliamo fare un po' di chiarezza, vogliamo ritirare un po' le fila del discorso, e lo facciamo con una graditissima ospite. Sono davvero contento di averla qui oggi, che è Rosaria Iardino della Fondazione De Brici. Buongiorno Rosaria, grazie mille di Buongiorno essere a voi, ci qui. mancherebbe. Allora, dicevo, c'è stata un po' di confusione, nel senso che partiamo appunto da questo fatto, poi cerchiamo di capire appunto meglio che cosa fate con la Fondazione De Brige e tutto un discorso, insomma, Rosaria, quanti anni è, insomma, che tu porti avanti queste, ormai Ormai quanto, sono 34 anni, quindi 34 anche anni un di po' lotta, stufa, sì. sono anche un po' stufa, dice. Sai, come stufa mi viene da dire, e ci mancherebbe, perché nel momento in cui nel 2018 compaiono volantini dove gli si dice c'è poco da essere Pride a voi omosessuali, perché non siete nient'altro che degli infetti che portano in giro queste malattie. Questo è quello che passava. Sì, tieni conto che nel 1985 negli Stati Uniti d'America avevano dichiarato la malattia da AIDS malattia da sindrome acquisita gay nel 1985. Dopo 2 anni, ringraziando il cielo, hanno corretto e quindi arriviamo nel 1887-88. Allora, noi 30 anni dopo, sono passati 30 anni, siamo ancora qui a difendere un diritto sacrosanto dei ragazzi di essere informati correttamente, senza fare ideologia. Quando si vuole combattere una battaglia ideologica, non si deve usare la salute dei ragazzi. Quel cartellone non è solo offensivo, ma genera qualcosa di più grave. Comunica ai ragazzi eterosessuali che, siccome l'HIV e le malattie sessualmente trasmissibili sono dei gay, loro sono immuni. Peccato che i dati epidemiologici ci dicono che i nuovi casi di infezione riguardano i giovani. Riguardando i giovani, noi dobbiamo lavorare sui giovani tutti, In gran cioè parte eterosessuali, poi quindi, cioè, nel senso, non tutti. ha. Allora, Quindi la malattia non fa distinzione a quel punto. provate ad immaginare un virus carino, come quello dell'HIV, come quello della sifilide, che dice: oh, santa pazienza, siccome non sei gay, allora non entro in quel corpo, no? Non credo che i virus facciano questi ragionamenti. I virus vanno dove riescono ad entrare. Per cui il tema è avere rapporti sessuali, perché fa bene, ma averli protetti. Giustamente hai detto, non parliamo poi solo di AIDS, parliamo anche addirittura di alcune malattie che pensavamo sparite con la Rivoluzione Francese, quasi, mi viene da dire, no? Questa roba da romanzo La dell'Ottocento. sifilide è in aumento nella città di Milano del Pensa a te. 400%. Per cui, poi per amor del cielo, sicura, anche l'HIV oggi non è Sì, più no, beh, l'HIV di insomma. un tempo. Si può contrarre l'epatite C, si può contrarre l'HPV, soprattutto per le ragazze. L'HPV, su 10 donne che hanno l'HPV, 3 genereranno un cancro al collo dell'utero. Quindi stiamo Cavolo. parlando non di robe, diciamo, sciocche, per cui i giovani devono sapere, siccome noi E andiamo come nelle si può fare, appunto, scuole. bravo, come si può fare, se poi nel momento in cui però gli stessi giovani, magari come in questo caso, dicono, beh, parliamone un attimo, cerchiamo di capire, vengono poi attaccati da ideologia, come si può fare? Distinguiamo. Oh. Sono dei professori un po' ideologici, ecco, no? Avevo paura, quando ho iniziato con il Dio ho avuto paura. Un po' ideologici, un po', diciamo, legati a una comunità religiosa un po' integralista. Ok.
Ed è comunione e liberazione, dico perché. Sì, perché lo dicono anche loro, sì, che non hanno a cuore la salute dei giovani, hanno a cuore un indottrinamento, che io non giudico, perché noi non giudichiamo. Però in una scuola pubblica, invece, una scuola pubblica laica, dovrebbe nella formazione dei ragazzi dare anche della corretta informazione. Noi chiediamo solo questo, non è che chiediamo chissà che. Per cui laddove non abbiamo risposta, interveniamo noi con i sitting che abbiamo fatto a Leonardo da Vinci, abbiamo dato via tantissimi profilattici, materiali informativi. Devo dire, i ragazzi erano un po', soprattutto i piccini, un po' in imbarazzo. E anche lì la dice lunga, se tu a 16-17 anni sei in imbarazzo, bisogna parlare di sessualità. La sessualità è una cosa anche bella. Anche perché sia una cosa che, sì, sono in imbarazzo da una parte, ma dall'altra parte sperimentano tranquillamente la sessualità, a età sempre più giovani, cioè, giusto? Io, guarda, sono madre di una ragazza di 17 anni, sono una liberale di testa, sono conservativa da morire. Però quando lei mi ha detto, c'ho un ragazzo, ci vediamo sabato, mi è partito un embolo, ma sono contenta, perché me l'ha detto. Lei sa che c'ha i profilattici nella sua cameretta, se vorrà dirmelo me lo dirà. Insomma, la relazione tra genitori e figli è importantissima. I figli poi fanno l'80% delle cose di nascosto, giustamente. No? Tutti l'abbiamo fatto, tutti lo fanno, e tutti, cioè, i figli continueranno a farlo. Ora, quando io parlo, cioè, un po' il mestiere del figlio è quello. Ragazzi, cioè, quando io parlo con i miei coetanei, dico no, perché mio figlio? Io li metto seduti, dico, se vuoi ti racconto cosa abbiamo fatto noi, no? Che siamo sopravvissuti. Bene, quindi la cosa importante però è che quei ragazzi lì non passi il messaggio, come abbiamo visto in alcune scuole, che basta prendere la pillola per risolvere il problema, il coito interrotto, potrebbe eventualmente mettere in salvaguardia su una gravidanza, ma le malattie sessualmente trasmissibili ci sono. Allora perché non prevenirle? Basta il profilattico, un profilattico usato bene. Tra l'altro noi li regaliamo, per cui li abbiamo regalati lì, ma li regaliamo anche in fondazione, abbiamo 100.000 profilattici che ogni anno regaliamo. Insomma, ragazzi, usateli, state bene. Cioè, insomma. Dicevi appunto più di 30 anni di lotta e ritrovarsi però ancora a dover spiegare i fondamentali, verrebbe da dire, no? Cioè, come mai questa... Quello che c'è in introduzione, c'è stato un momento in cui, lo dico da ragazzo degli anni 80, in cui noi siamo stati bombardati, in cui, fin troppo forse a volte, avevi quasi paura veramente a uscire di casa con questi personaggi dall'Alone Viola, questo famoso spot che ci... con questa musica martellante, allucinante, no? Tutti lo potranno vedere poi su YouTube, è stato famosissimo. Poi a un certo punto sembrava, cioè io dico sempre, la mia generazione è quella della Lone Viola e del Ricicla il Vetro, no? Noi siamo stati quella generazione lì. È vero. Poi basta, come mai? Perché da una parte ricordiamoci sempre che in Italia noi abbiamo sempre avuto molte difficoltà a parlare di sessualità perché abbiamo, diciamo, un'influenza cattolica repressiva. Dall'altra parte i ministri della salute, a parte un tentativo di Livia Turco e di Rosi Bindi, gli altri ministri non l'hanno mai voluto affrontare con una campagna di comunicazione efficace. In più le terapie hanno fatto sì che di HIV non si muoia praticamente più. Allora da una parte si è abbassata l'attenzione e dall'altra il ministero ha continuato a rimanere indifferente e latitante, cioè preferisce ad avere dei malati in più e non fare nulla, perché noi abbiamo ogni anno 4.000 nuovi casi di infezioni all'anno, non è poca roba. Non se ne parla più perché non fa più notizia. Ma dicevi appunto, da una parte per una comunicazione, diciamo, che fa un po' schifo, diciamo, che non si riesce più a, dall'altra invece la scienza ha fatto grandi, grandi passi. La scienza ha fatto dei passi straordinari. Oggi una persona con HIV ha l'aspettativa di vita di una persona normale. Tra l'altro, assumendo bene e la terapia, che non qualità si di vita? Ma guarda, oggi io devo dire che la qualità è eccezionale. Sono farmaci tollerati, studiati ormai 30 anni, per cui certo avere e non avere l'HIV certo, è una roba differente, per cui soprattutto per i giovani, se volete avere un figlio, non avere forme virali in corpo non fa male. Dopodiché però
questa evoluzione scientifica è andata di pari passo con una involuzione di comunicazione. Di prevenzione, per dire, appunto. Di prevenzione. E poi noi abbiamo sempre usato l'HIV come cavallo di Troia per parlare anche delle altre malattie sessualmente transmissibili. E tu mi dicevi sifilide 4.000? La sifilide 400% Milano, cosa in più. 400% in più? È di penicillina go-go, capito? Si è va. Pazzesco. Sì. Cioè, come se sapendo che la carie è... tanto beh, la carie poi mi tira via il dente sul sistema, allora avrà obiettivi per tutta la vita, cioè uguale. Cioè, certo. I giovani comunque, per tanti motivi, uno di quelli è la praticità di utilizzo del profilattico. Si sentono giustamente dei super uomini o super donne, per cui a me non capiterà mai. Ecco, io mi sono sentita dire in questi anni, a me non capiterà mai. Mentre un tempo c'era la paura, quella che dicevi tu, oggi vabbè, ma non c'è più l'HIV in Africa, l'HIV da un'altra parte. Ah, ecco. Invece questo non è, molti giovani vengono da noi a prendere il profilattico, anzi io invito se qualcuno ci sente. Dacci le coordinate, cos'è, della vostra fondazione? Anche Fondazione De Brigio, in via Raffaele Lambruschini 36, dalle 9 alle 18, se ci mandate un'email noi vi diamo profilattici così, a pioggia. A pioggia. L'importante, l'importante è che non li utilizzate a palloncino, ma che li adoperiate per... Che cosa fa? Allora, vediamo un po' più nello specifico. Cosa fa con Fondazione De Brigio? Mi dicevi, andate nelle scuole, poi? Noi facciamo tante cose. Il nostro core business, come si dice, è la tutela della salute. Tutela della salute. Ieri ero in un'altra trasmissione a parlare di divario tra nord e sud su accesso alla salute nel nostro paese, per cui ci occupiamo di salute globale. E per quanto riguarda l'HIV, che resta uno dei nostri temi importanti, stiamo provando a rimettere al centro dell'agenda politica il tema dell'HIV, proprio per i giovani. Io vedo dei dati che sono imbarazzanti. E mi dicevi, appunto, ieri facevi in questa trasmissione parlare del divario nord e sud. Sì. Allora, ti chiedo invece la situazione, visto che noi siamo Milano News, allora questo ti chiedo proprio la situazione, lo scenario a Milano qual è? Rispetto a che tema? Rispetto a prima e rispetto a come si potrebbe essere, magari. Allora, in termini di salute globale Milano è messa bene, cioè, abbiamo delle eccellenze. In termini di malattie sessualmente trasmissibili siamo messi malissimo, è la capitale di tutti i nuovi casi di infezione di HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili. Milano è anche un po' uno snodo del sud Europa, qui si vengono a fare festini, si vengono a fare tutta una serie di attività, tra cui il chemsex, tra cui... scambisti, è una città molto internazionale da questo punto di vista. C'è molto sesso nascosto, e col sesso c'è molte malattie sessualmente trasmissibili, tant'è vero che si sta provando col Comune di Milano, che insieme a Fondazione De Brigio, anzi il Comune di Milano ha scelto Fondazione De Brigio, dovremmo mettere in campo delle azioni strutturate per la città di Milano, ma anche la città metropolitana. Immagino, infatti, poi come si dice, Milano non si ferma ai confini del comune cartello, anzi, e insomma, dicevi, per cose che a volte però basterebbe veramente poco, ci basterebbe un preservativo e non saremmo neanche qua a discuterne. Sì, tenete conto che molti giovani abusano di alcol più che di droghe in questo momento a Milano. Usano molto più di alcol e quindi l'alcol ti fa avere degli atteggiamenti non protetti, dei comportamenti non protetti. Banalmente averlo in tasca può aiutare a ridurre il rischio, ma se lo tengo in tasca ed esco con la mia fidanzata, quando me lo trovo in tasca prima dice ecco, pensavi di portarmi lì, no? E invece dovresti dire, giusto, ecco, invece dovresti qual è la risposta da dare? Tesoro, io invece lo porto per noi. Perfetto. Perché non voglio diventare papà e tu non mamma, e poi perché preveniamo tutte le malattie, perché uno poi, può giusto? Non saperlo di avere delle malattie sessualmente trasmissibili. Mi immagino che siano questi poi i temi che poi i giovani vi portano, ma diciamo, mi vergognavo. Essendo tu maschio hai fatto l'esempio del maschio, sì. Ti faccio l'esempio della donna, no? Che dice, ma se mi trova il preservativo in tasca, pensa, sembra che la do via a tutti, no? Allora anche lì la ragazza deve mettere al primo piano se stessa, dicendo io uso il profilattico, pretendo il profilattico perché voglio fare l'amore, lo voglio fare bene, ma lo voglio fare sicuro. Per cui se uno pensa che tu sei un po', diciamo, facile, ha un problema suo. Dipende te che cosa vuoi fare di te stessa, non è un male se uno vuole divertirsi in giro. E terzo, se uno pensa così di te, forse non vale la pena farci del sesso. Un sentino in tasca e fai col prossimo, infatti.
appunto dicevi, fate questa distribuzione in fondazione, fate degli incontri, sì. C'è qualcosa in calendario di cui ci vuoi parlare nei prossimi giorni? Abbiamo appena lanciato su internet un challenger, adesso mi ricordo come si chiama, contest poi, no. Beh, no, perché allora io sono anziana, no? 52 anni, vabbè. Sono sulla matita e sulla carta. Abbiamo un gruppo di giovani in fondazione che ci dicono: se tu vuoi comunicare con i giovani, devi usare il linguaggio dei giovani. Perfetto. Social Challenger si chiama. Okay. Dove stiamo facendo un'operazione in internet dove chiediamo ai ragazzi di mettersi col dito medio, in realtà un po', diciamo, provocatorio, di mettersi una puntina rossa per dire io il test l'ho fatto, perché l'altro grande tema è invitare i giovani, laddove pensano di aver avuto un comportamento a rischio, di fare il test. Okay. Il test è semplice, potete andare o nelle associazioni come l'ILA, ASA, all'AIDS, gratuitamente ve lo fanno, potete andare in centri di malattie infettive, oppure potete andare in farmacia e acquistarlo. Sapere di fare il test è importante perché innanzitutto ci si cura subito. Ok. Noi tagliamo l'epidemia, perché nel momento in cui tu lo sai e ti curi, non sei più infettivo. Se tu sei, questa è la grande novità, se tu sei molto aderente alla tua terapia antiretrovirale, ci sono degli studi internazionali che dimostrano che non sei più infettivo. Allora, capite che c'è una rivoluzione scientifica e un impatto sociale non irrilevante, per cui i giovani devono andarsi a fare il test se pensano di aver avuto un comportamento test che ormai mi dicevi prima fuori onda ci vuole poco per farli, non è più cioè vado, mi arriva a casa un referto, devo aspettare giorni, vai c'è il test salivare in 15 minuti la risposta, quello diciamo con la punta sul polpastrello 15 minuti ed è pronto, no? Quello dell'ospedale un pochino di più perché ti fanno un prelievo di sangue, vabbè, perché insomma quelli sono i mezzi che hanno, ecco. Ricordiamolo, va bene, c'è la pagina Facebook che sicuramente potrete vedere nei commenti a questa diretta, su cui appunto potete trovare tutte le informazioni delle varie attività che la Fondazione The Bridge fa. Tu dicevi giustamente, ormai io devo riuscire a parlare sempre di più ai giovani, sì. Sono sempre più loro quelle, diciamo la categoria, ecco, se ci fosse una categoria esposta è quella, a prescindere allora, dall'orientamento sessuale, è quella, viene da dire, giusto? È quella, poi abbiamo gli anziani. Abbiamo una fascia dai 65 ai 75 anni, perché il Viagra ha fatto diciamo miracoli. E però nelle coppie diciamo consolidate a 50 anni dove non si fa sesso da 15, tu non puoi andare da tua moglie a dire senti ricominciamo a far sesso, no? E quindi vanno a cercare fuori il sesso, un sesso che noi definiamo occasionale ma basso costo, perché sì, con sì. 50 euro anche meno, quindi noi abbiamo quella fascia di età alta che però non ce ne preoccupiamo perché probabilmente morirà di altro e non di HIV. Poi abbiamo, in maniera molto cinica, poi abbiamo la fase degli adulti, delle quali ci preoccupiamo moltissimo, ma tanto il comportamento non lo cambiano. Non ascoltano. Cioè non ascoltano. Quando io parlo magari in alcuni meeting dico ma magari vostro marito ha avuto una relazione extraconiugale, si incazzano, cioè sono tutti santi, no? Anche sarà se suo marito che fa questa cosa, non il mio. Mio marito è santo, sarà quella che cornuta, non io. Però c'è uno studio interessantissimo che sono più le donne che tradiscono degli uomini. C'è l'uomo, fa il galletto, no? Fa un po' il bauscia, come si dice a Milano, no? Vado con tizio, vado qua. Però chi tradisce poi è le donne. Donne che tendenzialmente hanno questa modalità un po' da infermiera. Adesso le femministe qua dietro mi menano, però... se tu hai l'HIV io non prendo... Non è che i ragazzi escono, però capirebbe che sono c'è ossida anche loro per quello. Nel dire, se tu hai l'HIV ma come non ti voglio mettere a disagio e non uso protezione, oppure, no guardate che sono storie vere. Mamma mia. Oppure, sì vabbè però è figo, non sembra che sia malato, quindi se a lui gli dà fastidio il lattice. Allora il tema è che però tu lo porti nel tuo matrimonio. La malattia che tu prendi fuori la porti nel tuo matrimonio. Io ho tantissime storie di coppie che si sono trovate l'HIV nelle loro lenzuola. Così capito? Così caduto dall'alto. Quindi quella fascia di età noi facciamo fatica a fargli modificare il comportamento. Quindi senza, diciamo,
usando anzi del sano pragmatismo cinico, i giovani che sono il nostro futuro, sono veramente il nostro futuro, io voglio lavorare su loro. Come rispondono i giovani una volta che appunto riuscite a fermarli un attimo? Perché immagino che la cosa difficile è fermarli, questi giovani non stanno mai fermi. Allora, in realtà c'è un pregiudizio nei confronti dei giovani. Ah, io sono pieno, infatti. No, quello... Io sono piena di pregiudizi, ma però pazienza. Il pregiudizio è che noi pensiamo che i giovani siano un po' scemi, che non ascoltino. Mm. Invece i giovani ascoltano a modo loro, per cui magari non stanno lì alla lezioncina, ma io sono convinta che se tu gli dai un input, poi loro vanno a verificare. Quest'estate abbiamo usato i cosiddetti influencer, questi. Sì. Abbiamo pagato un botto di soldi, però il risultato che abbiamo avuto è stato eccezionale. Cioè, detto da loro, nel loro linguaggio, nel loro modo, sono i passati, giovani hanno risposto. Passati i tempi dei grandi dottori che dovevamo portare in piazza a parlare, adesso da portare la blog. Diciamo, o, i grandi dottori devono stare a studiare. I giovani vogliono un'altra modalità di comunicazione. Io non credo neanche che quella scuola serva più tanto. Noi abbiamo raccolto 1200 questionari di studenti delle ultime tre classi superiori, di un po' di istituti. Ci siamo resi conto che le risposte che ci hanno date sono farlocche, cioè un po' per compiacerci, no? Quindi vuol dire che quella modalità di andare dai giovani non funziona più, dobbiamo trovare altri modi. Tant'è vero che io volevo organizzare con i Maneskin un concerto, provare in chiusura di anno, portarli tutti a divertirsi e mentre si divertono distribuire loro profilattici, mischiare i giovani dottori tra i giovani nostri per una chiacchierata informale. Fa passare. Sì. Cioè, ormai non cioè, più fare lezione, sesso, la cosa fare no. Sesso è figo, se lo fai protetto è ancora più, figo. Mi piacerebbe uscire. Nuovo non sarebbe male, infatti. Però, diciamo, non io che ho 52 anni, sono anziana. Però mi piace i Maneskin, quindi... A me farò schifo i Maneskin. Ah, ok. Io ho fatto il tifo per... per quello che poi ha vinto, infatti era molto Io non l'ho seguito quest'anno, non l'ho seguito però io ho un grande consumatore in casa, che mia figlia ha 17 anni e quindi lei mi dice no, tu sei proprio fuori di te, i mari si sono strafigli, cioè, sono il top del oggettivamente top. Io li ho guardati, lui è figo, non si capisce bene, un ibrido maschio femmina, cioè tutto quello che non è definito. Questo fa capire come i giovani fossero molto più avanti di tutte le, pimpe, diciamo, che ci tiriamo ogni volta che cerchiamo di capire che cosa è uno, cosa è l'altro. E quindi se vuoi fare una cosa che sia efficace, devi dire piace a me, allora non piace ai giovani. Questo, e quindi senti quello che ai giovani piace fare. Insomma, questa è Rosaria Iardino, 30 anni di lotta e i risultati, se ci sono, sono anche grazie comunque a, tanti, a questa persona e alla proprietà e poi a tanti che insomma hanno seguito e continuano ogni giorno a fare. Sì, io vorrei ricordare anche tutte le altre associazioni. Prego, Rosaria. Cioè, noi abbiamo nella città di Milano delle associazioni eccezionali, ASA, LILA, Allights, che tutti Arcigay. Che tutti i giorni, quotidianamente rispondono alle domande, danno un aiuto e in questo momento anche il Comune di Milano, proprio ieri ho avuto un bellissimo incontro con l'assessore Maiorino che ha non preso coscienza, ha capito che deve agire e agirà, per cui un insieme di persone possono fare la differenza, non una persona. Come si dice, quando poi i vari puntini si uniscono bene, sì, il disegno viene fuori perfetto. Assolutamente. E insomma, un puntino l'abbiamo avuto qui oggi e siamo ben contenti. Ricordate, Fondazione The Bridge, trovate il link nei commenti a questa diretta. Qualsiasi cosa scrivete, vi risponderanno, vi danno le informazioni necessarie per tutto ciò che riguarda appunto. E se volete profilattici, scriveteci. Dove lo trovate? Un posto dice scrivete, vi regaliamo qualcosa. Cioè, ormai non capite nessuno, ma con il supermercato vi regala più i punti. Insomma, veramente. Rosaria, grazie davvero tanto grazie di stare con noi, una davvero puntata importante e interessante, spero di rivederti presto, parlare di tutte le varie iniziative che farete e siamo ben contenti di seguirvi. Grazie. Grazie mille, grazie a tutti voi che ci avete seguito, noi ci vediamo domani alle 12.30 sempre qui con Good Morning Milano e questa sera ore 18 l'informazione serale di Milano News. Grazie mille, arrivederci, a presto.